cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. E allora il caffè del venerdì ormai è diventato un appuntamento consolidato e apprezzatissimo dal pubblico, quello con la cucina della signora Marcella Marcelli. Buongiorno Marcella. Eccola qua. Ah, non la sentiamo, ma tra poco la sentiremo, quindi... Sì. Eccola, eccola, la sento ora, la sento perfettamente. Sì. Allora, la signora Marcella è già pronta con il suo grembiule d'ordinanza. Pronti. Sappiamo che ci preparerà qualcosa di davvero buonissimo. Io sono pronta, sì. È sono molto pronta. Ma innanzitutto, allora, ecco. Perfetto, signora Marcella, aspetti. Sì. Ricordiamo, tra l'altro... Gialle. Che ci aveva promesso la signora Marcella. Sono le penne gialle faccio. Ah, perfetto. Allora, vediamo, tra poco vedremo la ricetta. Con la signora Marcella però parleremo anche un po' di... siamo nel periodo di carnevale, quindi magari ci racconta anche qualche cosa di gubbio, cosa si cucina in genere a carnevale, ma siamo pronti per seguire la sua ricetta delle penne, credo, questa mattina. Ma ce lo dirà tra pochissimo. Intanto certo. Lo spot del caffè. Top Life dal 1990, centro e produzione Materassi. Ora è anche centro del divano in un nuovo e unico punto vendita a Gubbio in via Pitagora 20. Lieve, Misia, Rugiada, Viva. Benessere per te e per l'ambiente. Solo da Consauto è in regalo la card soccorso stradale con ogni revisione. Allora, signora Marcella, ci stiamo già leccando i baffi. Che cosa ci prepara quest'oggi? Speriamo. Dunque, facciamo le penne gialle con i peperoni. Ecco, innanzitutto volevo ringraziare tutta la gente che mi ferma, perché io non c'ho nessun ristorante, è una cucina semplice, ecco. Però molto apprezzata, signora Marcella, molto apprezzata. Comunque, vedo che funziona, andiamo avanti. Sì, è vero, è vero. Allora, cominciamo. Allora... Cominciamo con i peperoni gialli. Con i peperoni gialli vanno cotti nel forno. Vanno cotti nel forno, poi o sulla fiamma del gas, però è meglio il forno perché si cuociono molto bene. Cotti così non fanno male, si digeriscono, hai capito? Ecco. Poi, questi sono i filetti lavati, questi sono i filetti pronti così, ecco, lavati, preparati, dei peperoni, insomma, via. Poi vengono frullati, e viene una pappetta così, ecco. Allora, viene forse la signora Marcella ha un ritorno così. In cuffia, quindi toglieteglielo, per favore. Poi una noce di burro. Avete visto i cuochi in centilitro? Perfetto.
noi altri famo a noci, a pizzichi, e ecco, un pochettino di sale, a pizzichi, ecco, un pochettino di sale, un pochettino di pepe, ecco. E io qui non c'ho il fornello, purtroppo il gas mio è di là, non si può le fa, ma adesso ci provvederemo anche per quello. E poi viene maneggiato. Quando il burro si è sciolto, bisogna mettere un goccettino, pochissimo, di vino. Mezza tazzina da caffè, diciamo, e poi maneggiare sempre fino a che non si asciuga. Non fatelo attaccare perché è questione dei 7-8 minuti, è questione. Attaccare, sennò prende di bruciato. Quando il vino è evaporato tutto quanto, aggiungiamo la panna. La panna. Ecco. Saranno contenti quelli di casa mia che mi dicono parli tutto meno che delle cucine, ma non è vero per niente. Allora, parli il dialetto, mi hanno detto. Oh! Ognuno il nostro. 30 anni fa c'avevamo un autista della Val Tiberina, si chiamava Maurizio, bravissimo. Quando salivamo diceva sentotti, e allora ognuno c'ha il nostro. Pronti? Oh, dopodiché immagino che è pronto così, signora Marcella. Cuocete le penne, le mettete lì, si girano, che vengono più buoni. Ecco, diciamo che è abbastanza veloce, le mette in una padella, e le fa girare, amalgamare. Sì, questa è veloce, ma dopo vedo la ricetta delle castagnole, se famo un tempo. Certo. E poi la potete mettere o nel forno coperta con una carta stagnola, ecco, vengono gialle. Sono bellissime, signora Marcella. Ecco, vengono gialle, oppure al momento un po' di parmigiano sopra. È il colore mio, il giallo, su come Raffaella Carraca, al mortorio solo i fiori gialli, dico ma questa è dei nostri. Senta, signora Marcella, I peperoni però molte volte sono un po', come dire, difficili da digerire, c'è qualcuno che li evita perché sono un po' pesanti? Allora, insomma, che consigliamo? Sì, sono un po' pesanti, però quando sono cotti, puliti, levata la buccia, si digeriscono molto bene, capito? Oh. Allora, signora Marcella, questi sono i giorni di carnevale, no? Ieri è stato il giovedì grasso, no? Tra l'altro a Gubbio ci sono belle tradizioni. Certo. Lei conoscerà il cicolo. Sì. Per chi non lo conosce, no? Questi bambini che il giovedì grasso vanno in giro. Non ci sono andata mai, ma lo conosco. Allora, ma che cosa si mangia a carnevale in genere? Sì, una volta ci andavano i grandi con uno spiedo, la cecerata, le castagnole, ecco, ste robe così. Volete la ricetta delle castagnole come le faccio io, dato che questa è stata una ricetta svelta? Se certo, volete, assolutamente sì. Ieri, veramente. Come le facciamo le castagnole di Marcella? Ecco, sono le tradi. Allora, quattro uova, dividete i rossi dal bianco e poi frullate. L'albume deve venire come neve. Poi sui rossi si mette un cucchiaio di zucchero per ogni uovo, un cucchiaio di rum per ogni uovo, poi si mischiano e si maneggiano tutti insieme. Dopodiché ci si aggiunge anche un pezzettino di burro, che rimangono più morbide, hai capito? Rimangono. E poi si aggiunge la farina fino che è lenta, deve essere, non dura, né troppo morbida né troppo lenta. Ah, la cartina, mi sono scordata la cartina, sempre nel rum, la sciogliete, ce la mettete, un limone grattugiato, vanno cotte. Anche la cottura è molto difficile perché
quando è caldo bene, io cuocio sullo strutto, dato che i ciccioli ce l'avevo, e sullo strutto, quando è caldo bisogna ecco, vedi, l'ho fatta ieri, bisogna toglierla e metterle giù, poi quando si sono, toglierle dal fuoco, perché sennò se bruciano fuori, se cuociono dentro, capito? E poi piano piano contare, dopo farle finire cuocere lentamente, perché sennò dentro rimangono crude. Con cosa le condiamo, Marcella? Con cosa le condiamo queste castagnole? No? Cosa ci mettiamo? Col miele e l'archemus. Ah, eccole qua, le vediamo. Il miele le mettiamo prima nel miele e poi l'archemus sopra, capito? Le vediamo, sì, dovrebbero essere ieri, anche buone. Veramente. Anche buone. Senta, signora Marcella, ecco, dicevamo prima delle tradizioni legate al carnevale. Dicevamo delle tradizioni legate al carnevale e una delle tradizioni che come dire si è un po' persa in altri territori, ma a Gubbio resiste, è questa delle ragazzini, lei dice una volta erano gli adulti, che vanno in giro per il cicolo. Ma ci spiega che cos'è, che cosa fanno il giovedì grasso, che cos'è questo cicolo? Sì. Allora, anticamente cicolo, adesso gli danno i soldi, ci vanno a mangiare la pizza, ma anticamente c'era veramente la gente povera che prendeva uno spiedo cicolo sulle famiglie e gli davano un pezzettino di lardo, gli regalavano due uova e ecco, con quelli ci andavano avanti, capito? I tempi sono molto cambiati. Ci facevano il giovedì grasso, andavano per bisogno quella volta, adesso ci vanno perché i bambini si divide, ma sono sempre meno. È un peccato questo. Sì, guardate, io sono stata a Firenze per una malattia di uno di casa, non c'hanno tutto, ma non c'hanno niente. Io ci sono stata sotto Pasqua, ho cercato i sepolcri, quattro gatti che andavano in giro, che manco si salutavano, invece noi altri quando andavamo in sepolcro, oh come stai, sta bene quello, sta bene quell'altro, le processioni in c'erano, guardate una tristezza in mezzo, uno come me che è abituato a tutte queste cose, c'era niente, c'avevano tutto ma non c'avevano niente, scusate. E allora è bello mantenere Pasqua, la colazione, noi altri facciamo la colazione, no? Una cosa eugubina, c'avevo un parente, certo, le dobbiamo mantenere perché Gubbio ce n'ha tante. Adesso il carnevale, a metà quaresima segamo la vecchia, anche quella è una cosa, no? Ecco, è una cosa che fanno una crostata a forma di vecchia, non lo so che origine c'è. Quella è una ricetta, fare, signora Marcella, che potrebbe facciamo, preparare credo. Per noi quella della vecchia, sbaglio? Ce la potrebbe preparare la vecchia tra qualche giorno, a metà quaresima? Sì, come no? La vecchia, non lo so perché c'è sta a fare. Allora, facciamo così, che lei si impegna. Sì, a metà quaresima, certo, certo. Lei si impegna. Ci proviamo, dopo se mi viene male, ragazzi. Allora, no, facciamo così, facciamo un patto. A fare sta vecchia. Lei si impegna a metà quaresima a cucinarci la vecchia. Io mi impegno da parte mia a studiare... Perché si chiama la vecchia? Così vediamo se riusciamo insieme a raccontare qualcosa della tradizione. Allora, signora Marcella, con lei è sempre un piacere parlare perché ci ingenera allegria anche in momenti in cui ha visto, piacere insomma, mio. A livello internazionale un momento... Niente. No, dicevo, lei ci ingenera allegria anche in un momento in cui a livello internazionale... Ha visto, una è un po' triste, che, no? Quello internazionale è una roba, ecco. Lei però ci porta un po' d'allegria. Insieme allegre per niente. però adesso donna pensiero, quello è quello, allegria mia. L'avete visto il carnevale di Viareggio? Erano fitti più di noi altri sulla Calata de' Neri il 15 maggio. Quindi da cosa nasce cosa, se A uguale B e B uguale C, per la transitiva anche noi altri siamo C uguale da A. E quindi non saranno più ceri nostri, non saranno, perché si mettono quello, non si vuole fare strato, non si vuole fare, ragazzi. E io ieri ho parlato con una che piava anche il cielo e dice io non scappo, non scappi,
Ah beh, è 2 anni che sto aspettando i ceri io, altro che non scappo. Quindi coraggio, Iegubini, forza, che dopo la tempesta viene sempre il sole. Lassù non saranno scemi, smetteranno, no? C'hanno i bambini, c'hanno tutto, qualche modo si troverà. C'è sempre un modo per fare la pace, no? Poi che ne sapete come andiamo a finire? Allora, signora Marcella, guardi, sono diventata mezza famosa, famosa no perché mi conoscono. Allora, c'è... No, le stavo per dire, signora Marcella. C'è la dama con l'ermellino, c'è la ragazza con con l'orecchino di perla. Io sono famosa per i ciccioli del maiale dell'Elsa di Brutanello, rendetevi conto come va il mondo e basta. Allora, signora Marcella, guardi, se il mondo fosse tutto popolato da gente entusiasta come lei, dica, e con una visione davvero concreta della realtà, oggi sicuramente non avremmo aperti giornali con storie di guerra. Grazie anche per questo spirito davvero di ottimismo. Meglio. Allora, signora Marcella, ha già in mente, certo, cosa ci cucina venerdì prossimo? Certo. Posso cucinare il polpettone di tonno, che qui faccio bene, il polpettone di tonno. Così vi spiegherò perché il soprannome di mio nonno è quello. Il nonno mio si chiamava Polpettone, lo chiamavano, come Polpettone. Lo chiamavano? Ma c'è un perché sotto sta storia. Tanto per pensare a tante cose. Certo. Pulpettone. Pulpettone. Poi Gianluigi sul il manifesto da morto, Pulpettone sotto. Perché a Gubbio andiamo, abbiamo i soprannomi, c'è una storia immensa di soprannomi. Oh, allora, capito? Qualcuno io ve l'ho detto. Qualcuno non c'è perché ce li chiamavano. Qualcuno ce ne dirà di questi soprannomi venerdì prossimo. Signora Marcella, grazie, grazie per questo spazio questa mattina. Ci vediamo con lei venerdì prossimo. Troppi ne so. Scusate, arrivederci. Arrivederci, signora Marcella. Io vi ricordo il nostro numero WhatsApp 331 1330800. Grazie di tutto. Potete mandarci foto e video, insomma, della vostra quotidianità con il vostro nome. Noi le faremo vedere, anche ricette. Mandateci ricette anche, che ci piacerebbe vedere cosa cucinate. Vi ricordo che domani il caffè torna puntualmente alle 8:25 con Umbria Meteo. Si prospetta un fine settimana di neve. E allora domani seguiteci molto attentamente, perché con Pierluigi Gioia vedremo queste mappe, proveremo a capire quanto e dove nevicherà, insomma, poi per gli amanti dei fiocchi proveremo a capire quanti fiocchi effettivamente poi cadranno. Chiudiamo qui, grazie per averci seguito, l'appuntamento alle 19:30 con la striscia dei TG Serali. A voi una buona giornata. Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è.